Lasciare l'Italia per far fortuna all'estero è il sogno di molti, ma anche la realtà di alcuni. Era il 1973 quando Luciano Rapa, giovanissimo, decise di partire per una nuova avventura. Dopo aver concluso gli studi universitari nel nostro paese, ha deciso di lasciarlo, non per odio o per ripicca, ma per costruirsi un futuro che in quel momento l'Italia non era in grado di offrirgli. E la sua famiglia che cosa ne pensava? Ricordo bene che mio padre mi disse: ma veramente vuoi andar via? E mi diede un piccolo ceffone. Da allora sì, andai in Inghilterra. Certo, non fu facile. Fu difficile soprattutto perché non conosceva la lingua straniera, ma lui decise comunque di partire. L'unico lavoro era quello di fare il lavapiatti. E feci il lavapiatti e dopo 6 mesi ero al supervisore dei lavapiatti e da lì poi andai avanti fino ad avere un diploma in inglese e lavorare poi in un secondo tempo in Iran per 4 anni e mezzo con l'IRI. E dopo aver lavorato per 30 anni al sindacato della CIS come responsabile per il Regno Unito del patronato INAS, Istituto Nazionale Assistenza Sociale, attualmente il signor Luciano è un agente console onorario a Watford, in Gran Bretagna. C'è qualcosa che le manca di Fano? Sì, io lo dico sempre, la qualità della vita che non ho in Gran Bretagna. Io amo l'Italia, ma in particolare amo Fano, anche se non è la mia città natia. Infatti Rapa è originario di San Potito Sannitico, in provincia di Caserta. Poi all'età di 3 anni la sua famiglia si trasferì in Lombardia ed infine giunsero a Fano intorno al 1980, dove si trovarono bene fin da subito e dove poi Luciano decise di comprare casa a Ponte Sasso, nella quale si reca 3-4 volte all'anno. Fano per me è diventata una città non solo bella a me stessa, ma bella anche a coloro che vengono a visitarla dalla Gran Bretagna. Molti miei amici vengono qui a Fano e rimangono innamorati. Invece sulla crisi economica che ha colpito anche l'Italia e ha messo in ginocchio migliaia di famiglie, vuole esprimere la sua opinione. La crisi c'è, è vero, però c'è tanto lavoro. Il console spesso ha contatto con tanti giovani come ricercatori, medici, studenti, operai, ma ci racconta che vede nei loro occhi la mancanza dell'Italia, un paese che secondo lui hanno lasciato con grande malinconia e con tanta amarezza. Sono spinti ad uscire fuori dal nostro paese perché purtroppo noi ancora non abbiamo trovato quella globalizzazione a cui vediamo, l'Europa. Noi diciamo siamo europei, però poi effettivamente siamo solo provinciali, no? Pensi a 6.500 chilometri di costa, come potrebbero essere utilizzati per i turisti che vengono da tutte le parti del mondo. Noi l'abbiamo e perché non utilizzarlo? Perché non riusciamo a fare le infrastrutture per dare la possibilità ai nostri giovani di stare qui in Italia? E dopo questo pensiero, con il cuore a cavallo tra due nazioni, ci saluta. Il volo di ritorno lo sta aspettando.